Buonasera, tutto a posto? Sempre tutto a posto, stasera è proprio una serata di fritte. Bello, qua a Montechiaro veramente mi sono accesi tutti i fuochi perché si sta così, si sta benissimo. Bollitore tutto acceso perché le temperature sono scese e per questo aveva bisogno di un po' di fuoco. Ma pollo, allora stasera parliamo di pollo. Intanto come state, come va? Spero sempre tutto bene. Miriam Nolè ci augura una buona serata a tutti. Ciao Miriam. Allora, un bel pollo, stasera parliamo di pollo perché è un prodotto che non è che usiamo spesso, l'abbiamo usato una volta penso. Mi piace perché il pollo mi piace. Gipo ti saluta. Gipo. Ciao Gipo. Allora, prendete un bel pollo. Allora, mia abitudine. Allora, questo è un lavoro che potete, se avete tempo a casa, voglia, pazienza, lo fate voi, altrimenti lo fate fare dal vostro macellaio. Però fate ecco qua, lo incidiamo un poco, ve lo fate scossare e spellare. Michela Cioffi da Marsala ci saluta. Ciao Michela, buonasera. Giuseppe Massaro. Buonasera Giuseppe. Allora, vi rifate, ve lo fate bello dissossare. Vediamo che facciamo questo pollo perché ci stavano sacchi cose. C'è Paolo Cocchiararo che dice buonasera, fornelli accesi. Sì, Paola. E ancora Rossella Carpentieri che dice i tuoi sughi sono eccezionali. Grazie Rossella. Mi fa piacere che li hai provati. Sì, stanno. Vabbè, ma ero sicuro di quello che facevo perché, vabbè, ovviamente l'errore si può fare, però ho messo tutto il mio impegno per cercare di fare una cosa di livello. Allora, andiamo a prelevare dal vostro macellaio, prendete un bel pollo, o se li avete voi meglio ancora. Le fate staccare, vedete, fate staccare il petto, la carcassa la teniamo qua, la pelle l'ho tolta. Poi ci vuole, chi stoccare, le cose che vi faccio vedere stasera, secondo me per il tempo là, meteorologico, ce l'ho proprio questa cosa. Lavoriamo il pollo in 3-4 maniere, facciamo un bel brodo corroborante di pollo. Da Viareggio arriva un abbraccio virtuale ma con sentimento da Vincenzo Peluso. Da Viareggio? Viareggio, sì. Ciao Vincenzo, la pelle la togliamo, se volete la potete lasciare. Io vi consiglio di toglierla perché la pelle è tanta roba, molto grassa. Nola è presente con Carmine Napolitano. Ciao Nola. C'è Gianluigi Vulterini e Nunziante. Ciao Nunziante, buonasera. Gianluigi, buonasera a te. Hai visto che bel freschetto che abbiamo? Più o meno siamo alla stessa altezza, non noi, non siamo proprio uguali, ma siamo abbastanza vicini, no? Come altezza. Noi qua siamo sui 350 metri. Lì, penso dove abiti tu, saranno sui 200 metri. Allora, lo sto dissossando grossolanamente perché è voluta sta cosa. Perché voglio far vedere noi che facciamo questo pollo. Allora, togliamo sempre la parte grassa. Eccolo qua. Sara Porta ti saluta. Buonasera Sara.
come sta andando la situazione della zona giallo, rosso, verde? Che dite? Siamo riusciti a capezzare qualcosa? Ecco qua, Giovanni è arrivato con tutto il Fioria è sempre pronto dietro le quinte, non vi preoccupate. Eccolo qua. Le ossa le abbiamo lasciate, giusto un poco di carne vicina perché ci serve. Eccole qua. Giova, sciacquole bene. Le sciacquiamo per bene, togliamo tutto, tutta la parte interna della carcassa, bella lavata, fatta come Dio comanda. Ecco qua. Raffaele Ciampa ci saluta. Buonasera Raffaele, ciao. Eccolo qua. Una volta sistemato le ossa che Giovanni ci sta sistemando, questa è la coscia, la mettiamo qua. C'è Adele Porcu che ci porta i saluti dalle tre fanciulle di Genova. Adele, Miriam e Paola, a prestissimo. Ciao Adele, un abbraccio alle tre fanciulle di Genova. Ah, il pollo, eccolo qua, abbiamo la coscia, abbiamo il filetto del petto, il petto e la carcassa. Allora, guardatemi. Allora, c'è Giacco e gli facciamo gli auguri per il suo onomastico. Ciao Giacco, tanti auguri. Augurissimi. Allora, la fate tagliare bella e sottilissima a fettine. Guardate qua. È un lavoro che vi fa sicuramente, vi farà sicuramente bene. Ho messo la sveglia per essere presente a questo bellissimo appuntamento. Grazie Giacco. No, non è Giacco, ma chi è? Ormai sta diventando una leggenda. Allora, partiamo un attimo con Giovanni la cipolla, mi sembra. Ho saputo qua c'è Giovanni, tutto a posto, cioè, Giovanni è passato qua con Salvatore, ci dà 10 caffè al giorno. Dice che come lo fa Giovanni il caffè non lo fa nessuno. Ah scusa, è buono, non può caffè. Allora, le ossa, se avete un poco di ghiaccio, potete usare anche un po' di ghiaccio, altrimenti va bene così. La cipolla tagliata in 4. Anzi, facciamo una cosa, Giorgio, facciamo ancora una cosa più bella, poi lo faccio lei che facciamo. Togliamo la cipolla. Faccio proprio come mi piace a me. Mettiamo le ossa del pollo. Mettiamo le ossa del pollo. Il parmigiano da Salvatore ormai è... E devo dare impossibile a acchiapparlo. Sembra strano. Allora, ho fatto partire le ossa con acqua e gli facciamo dare la prima sballentatura. Allora, qua abbiamo il petto tagliato a sottili fettine. Invece questo qua, l'altra parte, tanto per farvi vedere un po' di idee, lo tagliamo in grossi pezzettoni. C'è Daniele di Ruocco che dice vi voglio bene. Ciao Daniele. Ecco qua, a spezzatino. Questo qua invece lo lasciamo intero. Invece questa qua ve la fate aprire al libro la coscia. Vedete? Guardate, c'è tipo una braciola a coscia. Guardate qua. Noi questa già una volta l'abbiamo fatta l'apertura di... il taglio e l'apertura di questa coscia per farvi vedere la tecnica per cuocerla subito, perché di solito per cuocere una coscia ci vuole mezz'ora, invece fatta così veramente è una gelata e una volta della cucina. C'è Danila Guerra che ci saluta, grazie chef per le tue parole riguardo al vaccino, io e mio marito l'abbiamo fatto e stiamo benissimo. Guarda, un caro saluto da Alassio. Io non vedo l'ora. Credimi, veramente non vedo l'ora. Anche Rosario non l'ha fatto, però lei da 3-4 giorni l'ha fatto, ha notato strani sintomi. Ecco. Non so se è dovuto al vaccino. Ma positivo, non negativo, per questo.
se sento le voci, ecco. Questo è grande. È tutto a dire, Rosy? Allora è proprio una cosa rossa. Allora. Allora, Giovanni, mi dà una cosa a fare, non so se c'è a cominciare. Allora, il prato sta partendo, la scarola sta qua. Dammi due olive e capperini, che facciamo una scarola affogata come Dio comanda. Il pollo sta andando, questo qua lo voglio fare. Nunzia Melcarne e Maria Loreto ci salutano. Ciao Nunzia, Nunzia Melcarne, ciao Maria Loreto. Nunzia abita in un posto fantastico. Mi sono dai tanti fa da quelle parti, veramente siete in posti straordinari. Una bellezza, veramente l'Italia è spettacolare un po' ovunque. Allora. C'è Marisa Giordano, dice quindi la diretta è ogni venerdì alle? Alle 6, Maria? Marisa, iniziamo alle Marisa. 18. Allora, la datolata di pollo. C'è Maria Elena De Pascale che fa i complimenti per il babà. Maria Elena è eccezionale. Prendiamo assieme, prendiamo un poco di carote. Poi Giovanni è arrivato pure con una patata. Allora, un poco di cipolla, mettete tutto assieme. Se lo tagliate piccoli cubetti, no, a spezzatino, potete mettere tutto assieme. Ecco. Salvatore Ferrandino ci saluta dall'aliscafo direzione Ischia. Buonasera, un po' di rosmarino. C'è anche Giovanni Sorrentino. Caro Giovanni, buonasera a te. Eccolo qua, il pollo, guardate qua un poco che caccia. Tutte queste impurità, questa schiuma, noi la togliamo totalmente. Lo facciamo bollire giusto, poi fatela mi direte che cos'è. Lo facciamo bollire giusto 5 minuti. Mariella Torcora ci saluta. Ciao Mariella, buonasera. E c'è Maria Miledi che chiede qual è la funzione del ghiaccio. Del ghiaccio. Ah, la funzione del ghiaccio. Se c'è di avere il ghiaccio a disposizione, quasi che dato che fa questo abbiamo la macchina che dice il ghiaccio a disposizione. Ecco le patate. Aiuta l'estrazione del fondo, del sugo. Avere un sugo ancora più carico di sapore, no? A tutte le ossa proprio. Eccolo qua. In questi periodi, viste le previsioni che porto tutto questo tempo, eccolo qua, tagliatelo in modo grossolano. Intanto vogliono sapere davvero come è andata a finire la storia della fetta di babà di Don Salvatore. Può essere mai che ne ha mangiato solo una fettina? Allora, la verità è che Don Salvatore si è mangiato un babà intero più una fettina. Ecco. La verità proprio. E voi sapete chi dice sempre la verità? Chi è che dice bugie, Don Salvatore? Ecco qua, una volta detto sì. Oh, mi sono confessato il peccato, ma sta venendo a venire, vieni giù. Don Salvatore si è mangiato un babà e mezzo. E non solo. C'è Maya Balsamo che ci saluta e ieri ho ricevuto le fotografie della casa di Cortina da zia Teresa. Uno spettacolo. Ciao Maya. Saluti a Mina. Saluti a Mina. Allora, rimettete il pollo, le ossa del pollo in acqua. Ci mettiamo la cipolla. Guardate, questo passaggio è fondamentale, una cosa incredibile. Vi fa la differenza del brodo, vi farà un brodo leggero. Saprà di pollo ma non sarà unto. E sarà molto gradevole da mangiare. Per questo passaggio delle ossa fatelo. Poi il pollo, insomma, c'è anche questo lavoretto perché è un peccato fare un pollo intero in brodo quando noi il brodo veramente lo possiamo fare con le ossa, lasciandoci un poco di carne vicino. Arriva una carezza a Timothy da parte di Silvio De Rosa. Ah, Silvio!
E poi ci segue Bianca Scarpone. Con il figlioletto di 4 anni che gli chiede sempre cosa cucina oggi Peppe Guida. Allora, sciacquiamo questi pomodorini e li mettiamo dentro. Ah, ti chiede che cucino, mi fa piacere. Ti ringrazio. Dici che Peppe Guida oggi parla di pollo. Allora, sta andando, il brodo sta partendo piano piano. Zia Patti dice buonasera, da casa mia si vedono le luci di Villa Rosa ed arriva anche il profumo. Ciao Patrizia, mettiamo qualche pomodorino, un pizzico di sale e senza olio lo facciamo partire. Eccolo qua, è andato. È partito il primo, invece qua vedete, l'ho messo a rosticciare, un poco di datolate di pollo. Accendici un po' di piano, un po' di datolato di pollo, la carota, un po' di rosmarino, la patata, si cuoceranno tutto quanto assieme. Mi raccomando, padella mia te. Concetta Marino ci saluta. Ciao Concetta. C'è Teresa De Masi, Carlo Olivari. Buonasera Teresa. Ciao Carlo. Allora, invece qua abbiamo le fettine. Petto, eccole qua, una bella materia. E Masi, che hai fatto con me con questo papà? Tu sei rivoluzionato il web, la rete, un papà, un Salvatore che è un po' certo, vabbè. Salvatore Annunziata ci saluta. Buonasera Salvatore. Questo l'abbiamo fatto. Allora, già cappelli, olive, ok. Mi sembra un po' di buco, è sposta pure questo, non so che ci sposta. Sì. I passaggi sono tanti. Ecco qua, alzaci sotto. E lo facciamo partire. Una volta che fa tutto, però ci diamo una regolata, già. Bene? Allora, l'altra datolata. Il petto di pollo, eccola qua. Allora, una l'abbiamo messa a fare con, eccola qua, con la coscia. Invece qua l'abbiamo messa a fare con il petto. Perché? Perché qua abbiamo bisogno di meno tempo di cottura. La saliamo leggermente, un po' di pepe. Maria Almavilla ci saluta. Ciao Maria. Mettiamo un becco d'aglio, mettiamo una micro punta di peperoncini, che chi stanno a mettere questi peperoncini, che ci piace. Lui e tutta la ditta i pei ci stanno seguendo. Ah, buonasera. Ditti pei, qua siamo al top. Cime di broccoli belli lavati, e teneri la parte interna. Le andiamo a mettere sopra il pollo, abbassiamo la fiamma e facciamo il pollo, lo facciamo affogato con la cima di broccoli. La cima è rapida, con il pianino. La Ditti Pei, altissimo livello, assistenza H24 su tutto il territorio. Grande squadra di professionisti. E dal proprietario Guglielmo, veramente una persona di grande mestiere e grande professionista e precisione. Va bene, andiamo avanti. Il pollo sta rosticciando, vedete la fiamma è quasi zero perché si deve tostare, non asciugare, ma nel frattempo si devono cuocere le patate, che facendole così a pezzettini piccoli così, nella patata di avere 10 minuti saranno pronte anche loro. C'è l'agonigro di una Giuditta che dice la bora soffia e raddoppia il freddo, fuori tutto chiuso, c'è solo un grande silenzio, grazie mille della vostra compagnia. Ciao l'agonigro, qua non è la bora, non so se sia un maestrale, ma qua pure soffia malamente. Ecco qua, lo facciamo andare piano piano, per i 15 minuti, al tavoletto,
siccome ci stavano dei coperti, chi torneva loro portò dei coperti, quando cucini si portò pure i coperti. C'è... Dire come è Pignole. C'è Colin che ci manda un abbraccio da Riva del Garda. Ciao Colin. Guardate, il broccolo fatto così, assieme al pollo, piano piano rimarrà mezzo crudo, il petto si cuocerà perché comunque il petto è bello spesso e per una bomba. Saluto il piccolo Giovanni. Ho Salvatore portato tutta la batteria dei cubini. Salvatore, urgente per altri 70 coperti. Allora, padella di adrenalina, mettiamo un filo d'olio. Le fettine, Giovanni, mi servirebbe un po' di farina. Vabbè, Giovanni a San Giuliano. Betty a Corinti, no, ci saluta da Milano. Betty? Sì. Buonasera, Betty. Allora, arrosticciato sta andando, il brodo sta andando, guardate, questo è eccezionale. Abbassa tutto il brodo, una volta che ha preso il bollore, abbassate la fiamma al minimo e lo facciamo sobbollire per una mezz'oretta, non in più, perché la carne che c'è basta e avanza per cuocersi e per rilasciare i suoi umori. Invece le fettine di petto, guardate quanto sono belle. C'è Carlo Rivali che dice mi è rimasto il babban gun. Carlo, appena Don Salvatore sta di vena ti facciamo sapere e lo rifacciamo, perché tutto dipende da lui, dal suo umore, soprattutto dai suoi impegni, perché il giocatore, come sapete, è impegnatissimo, per questo impegni permettete di Don Salvatore, facciamo tutti questo. Anna Maria Petroni ci saluta da Bari e Salvo di Spenza da Palermo. Ciao Anna Maria, buonasera Salvo. Allora, Giovanni, un po' di piccolo limone, che ti sei? Stai facendo? Marianna De Simone chiede i tuoi saluti. Buonasera Marianna. Ed Emilio Falanga dice è sempre un onore vederti ai fornelli. Grazie Emilio, sei gentilissimo. Vedete, piano piano iniziano a mosciarsi i broccoli, i priadil, il pollo si cuoce piano piano, i bocconcini di pollo prenderanno il sapore, quella marogna del friarillo, ed è una cosa esagerata, buonissima e soprattutto velocissima. Questo mentre fate una cosa, vaccinatevi, trovate un bel secondo pacco. Luigi Annunziata dalla Toscana ci manda un grande saluto e dice questa è la sua prima diretta. Benvenuta. Sì. Benvenuto. Ecco, una volta tostato, c'è un filo d'olio. In ritardo, ma c'è anche Ludo R. Ciao Ludo, bagniamo Lucio con un poco di acqua. Guardate, io non do l'acqua, ma potrei usare pure il brodo, perché l'altro giorno pure mi è stato detto, sa che cosa. Io dico, questo è a modo mio, per questo se non siete d'accordo, mettete il brodo o non lo fate proprio, non è un problema. Io vi faccio, cerco di farvi vedere la strada più veloce per fare una cosa buona senza perdere l'acqua. Lo so che nel riso ci vuole il brodo, ma se non avete il brodo, non avete le carote, non avete il sedere, non è detto che non potete fare un buon risotto. Questo è quello che dicevo l'altro giorno, che invece ho letto dei scienziati che dicevano che senza risotto stavo dicendo, senza brodo stavo dicendo un'eresia. Vabbè, andiamo avanti. Salutiamo mamma Carmela e Teresa. Ciao mamma Carmela, buonasera Teresa. Allora, avete visto, ho aggiunto un poco di succo di limone, acqua, non brodo, e ho fatto questa salsetta. Questo è un piatto, quando tento di fare la dieta, questo qua me lo faccio spessissimo, quando tento di fare dieta, però Giovanni. Anna, schiacciati. Anna Selmin ci saluta dalle Dolomiti. Ciao Anna, dalle Dolomiti. Ah, immagino che sarà, che grande spettacolo sarà.
Guardate come sta facendo il suo friariello affogato con aglio, olio, peperoncino e bocconcini di pollo. Dobbiamo alzare un po' il brodo, altrimenti lo cucino tutti. Questo è stato proprio spento. Con la gamba io. Guardate che bella salsetta. Non c'è burro, c'è un poco d'olio. Vieni un po' più qua, c'è troppo. Fare. È un bel secondo, veloce. Ok. Sano e troppo buono. Vi garantisco che è buonissimo. Queste sono le cose che mi faccio spessissimo. Eccolo qua. Ecco qua. Allora, schiaccio dopo quello di mettermi il pollo. Una bella salsetta sopra. Ditemi se non mi viene la voglia di mangiarvi. Peppe D'Antuono, un abbraccio immenso a tutti voi. È un piacere, caro Peppe D'Antuono. Le vostre marmellate sono fantastiche. Grazie Peppe, la gratuita. Infatti invece il tuo cappello è strepitoso, l'ho messo appena uscito da te ed è troppo bello. Una cosa fantastica, la a Mercedes porta grandi macchine, fa pure grandi cappelli. Ecco qua, lo andiamo a rifinire con un poco di scorza di limone. Eccola qua. Diciamo che una scaloppina al limone senza burro, senza vino, con un cucchiaio d'olio e tutta acqua e succo di limone. Dietetica, leggera e va recreata. E ci potete mettere qualsiasi secondo, qualsiasi contorno vicino. Andrea Pampanini dice: chef, se apro un ristorante qui a Stoccolma, in Svezia fai buchi a terra, come dice lei. Lo so, Andrea, ma qua già siamo pieni di lavoro, sì, mi piacerebbe, ma poi questi posti che tu mi dici, non so perché, ma sono molto attirato per questo vero di corsa. Allora, il brodo sta andando. Allora, invece finiamo un bel pinocchio. Walter Economico dice: buonasera. Buonasera Walter. Ho fatto una Nerano che poteva andare a Nanzurri. Bene, sono contentissimo. Si è servito. Sono sentiti i miei consigli, guarda, adesso sono a me mi fare solo piacere. Sciacquo il bene questo pinocchio. Cristina. Un po' di tempo, questo è stato raccolto 5 minuti fa, prima che esco la notte, Giovanni è andato a caccia di verdure. Guardate il pollo. Cristina Lazzereschi che ci saluta dice: ci segue sempre anche sul gambero rosso e propone alcune tue ricette nel suo ristorantino a Marli a Lucca. Grazie Cristina, dove? Marli a Lucca. Mi fa piacere. E la... Guarda, veramente mi fa piacere. E dice anche che la gente rimane a bocca aperta per tutto. Bene, grazie mille e continua così. A Lucca sta. Sì. Giovanni Caserta. Buonasera, ci saluta. Guardate che cos'è invece. Manca un po' di sale. Guardate che cos'è questa. Si è affannato di pollo. Voi avete visto il tempo? E state vedendo sempre con mezzo pollo che sta succedendo, Mezzo. Eccolo qua. Lei mezzo. Stacca. Ovvero Nunzia Sorrentino. Cara Nunzia, buonasera. Eccolo qua. Anzi no, visto. Questo è un piatto antico, ne hanno succiato i polli, ma usano un piatto antico. Guardatemi. Eccolo qua. Dite la verità. Hai aperto d'anduno? Allora. Patrizia invece. Romano dice: Scampia ti ama. Grazie Patrizia, Scampia mi ama. E io vi ringrazio e vi sono vicino. Sono territori che veramente ci stanno nel cuore. Allora, un filo d'olio, la piastra bella calda,
bel pinucchio, mettiamo giù. Ci mettiamo alla rossile l'altro pezzettino di coscia. Vi ricordate questo pollo che sta succedendo? No, mi erano polletto di cui un pollo di cui ne ho preso metà. Questo è il filetto del pollo, il filetto, la parte interna del petto. Mettiamo qua assieme al pinucchio. Antonio Piscopo ti manda i saluti perché sono un po' di mattine che non ti fai vedere. Buonasera Antonio. C'è Tettina che ci saluta. Cara Tettina, ciao. E Giovanni Sorrentino ci ricorda che siamo arrivati a 5.000 prima di Natale, in meno di un mese siamo già oltre 5.500. Grazie caro Giovanni, grazie a Piatre Mille per tutto quello che fate, vi ringrazio veramente tanto. Ed grazie a voi tutti per la fiducia che ci dimostrate. La Tettina, Carolina, sono tutti piattelli, ecco qua, guardate questo petto di pollo affogato con due friarielli, eccolo qua, semplice, semplice. All'ultimo minuto, piattini veloci, saporiti, economici e fanno bene. E vedete, sono tutte verdurine, polli scottati, queste cose che non ci sta nessuno a scendere vicino. No, abbassa la terra, vedi, sta bruciando. Abbassa. Nunzio Pistilli ci saluta. Nunzio Pistilli. Ciao Nunzio, Nunzio Pistilli. Nunzio, ciao. E c'è Enzo Russo che dice: chef, lei è la mia ispirazione. Grazie Enzo, grazie mille. Olive, capperi. Olive, capperi. Due ricette che non devono mai mancare. Un becco d'aglio, un poco di peperoncino. Da Putignano c'è Francesco Marchitelli e Nello di Salvatore da Ischia. Caro Francesco, un carissimo abbraccio. Eccolo, Nello. C'è Sasà di Luca. Sasà, ti aspettavamo per ringraziarti. Sasà, grazie, grazie mille, hai fatto il pieno il problema, la gamba è vertigine. Grazie ancora, grazie. Grazie. Allora, foglie esterne di scarola, quelle interne, queste qua vi compresi il peccato, la cima della scarola, il cuore, il meglio, se ne è mangiato Don Salvatore. L'altro ieri ha avuto il meglio del meglio di scarole farcite, imbottite, tutte cose, e le foglie esterne le sono conservate per me. Questo fate anche voi la stessa cosa, la cimetta bella tenera, la mangiate all'insalata e tutto. Invece, una volta fatto questo fondo, la aggiungete a crudo. Ecco qua. Pietro da Udine ci saluta. Ciao Pietro, abbassiamo un po' la fiamma. Salvatore Gaglione. Buonasera Salvatore. Ciao, tutti i tutti. Non è ancora te. Che mai fa? Don Salvatore che fa? Don Salvatore molto caro, c'è eccolo. Ranieri Panchetti dice: vedere lo chef al lavoro è meglio che andare al cinema. Grazie Ranieri. Grazie per la stima. Allora, il pinocchio sta andando. Guardate che piatto eccezionale, veramente quasi niente, ma che veramente possono dire tanto. Roberta Ascione ci saluta. Roberta, buonasera. Questa qua è una resa a botta. Allora, facciamo qua. Giulio della Pietà ci saluta da Sorrento e ci augura buon lavoro. Buonasera Giulio, grazie. Grazie mille, buon lavoro anche a te. Anzi, buonasera. E Maria Favata ci saluta invece dalla provincia di Como.
Arriva, buonasera. Allora, la scatola sta andando. Giovanna, mi vuoi dire due pomodorini d'olio? Ci stanno buoni, per questo ci rimettiamo. E quanti tegami, purtroppo tutti i tegami non li tengo, quelli che vorrei avere. Quella è la ragione, non so perché non vedete. Questo. Rosa Di Palma dice: l'unico vantaggio di questa cassa integrazione è poter rivedere le dirette. Grazie Rosa. Allora aggiungiamo la scarola, qualche pomodorino secco e un poco d'olio del pomodorino. Queste sono tutte le onde. Sapete che significa? No, tutte barattole mezze aperte, tutte queste cose qua. Per questo vi dico sempre, come prima di fare la spesa e tutte cose, guardatevi sempre attorno, perché avete voglia di fare. Ma con l'arrivo del vaccino cancelliamo tutto quanto sopra, sì, speriamo bene. Luigi Rescigno ci saluta da Siena. Ciao Luigi. E così potremo pensare veramente a ritornare alla vita normale. Allora, aglio e peperoncino. Un filo d'olio. Sergio da Asti ci saluta. Ciao Sergio. E Alberto Bonanno da Palermo. Buonasera Alberto. Allora, aglio, olio, peperoncino. Buonasera Alberto, Palermo, grandissima città, Sicilia, credo, è uno spettacolo. Antonio, volevo dire una cosa ad Antonio Pisco. Antonio, ma noi non possiamo dire che ormai Don Salvatore ha i minuti contati, per questo saliamo direttamente qua, intanto che arrivo ci prendiamo il caffè, poi tiene mille cose deve essere da fare, stamattina non siamo riusciti neanche ad incontrarci perché era dovuto leggere capire, ma per questo aggiungiamo due pomodorini. Angelina Meola scrive: vi auguro tutto il meglio dalla vita. Grazie Angelina. Anche io te lo auguro. Ecco qua. Lo facciamo andare piano piano. E ancora Alberto da Palermo dice: ti amiamo qui. Grazie Alberto. Un pizzico di sale. Allora qua vedete che bello soffritto. Già qua ci potesse essere non sa che cosa dentro. Però prendiamo il nostro cavolfiore e lo andiamo a posizionare. Luigi Rescigno dice: chef, per il vaccino proporrei l'aria fritta. Se ci sarà la giornata dell'abbraccio, no, se ci sarà, quando ci sarà la giornata dell'abbraccio, perché diciamo sempre che lo dobbiamo fare su tutta la costa, penisola, sorrentina e così la Amalfitana, ho degli amici che mi aiuteranno sicuramente in un angolo di queste strade. Faremo anche questa aria fritta per tutta a gogo, tutto gratis. E aria fritta a tutta forza. Guardate che cos'è, questa scarola così è spettacolare. Forse non vorrei esagerare, ma è pure meglio. Mettiamo un pizzico d'olio, di sale, è pure meglio di quella lì attaccata. Gianfranco di Rienzo, Rossella, buonasera, io sono sempre qua, ho superato il Covid e vi ringrazio a te lo chef per la compagnia che mi avete fatto nei 48 giorni. Grazie Gianfranco, in bocca al lupo per tutto e ricordate che è tutto passato, poi sarà solo una grande ripresa. Allora, guardate qua questa scarola, tutti questi, tutto piatto bello per queste serate. Guardate qua, queste serate belle fredde.
Questa è una specie di scarola stufata, però leggermente umida. Questa melarella è buonissima, buonissima. Com'è la situazione qua, Giovanni? A posto. Emanuele Caporaso, Giancarlo Nardella ci salutano. C'è Emanuele, anche... buonasera. Tina Puzzo dice: chef, sei sempre il meglio. Grazie Tina. Giancarlo Caporaso pure, ti ringrazio Tina. Emanuele Caporaso. Emanuele, ah, Emanuele, ciao. Sì, si fa da solo. Ti faccio la porta. È più che autonomo, direi. Tutti guardano la porta. È uno spiritello. Timo, ti vai fuori. Fuori. Esci. Vai. Giancarlo Nardella ci porta i saluti da Milano. Grati per i tuoi insegnamenti. Grazie Giancarlo. E poi c'è Carlo De Luca, Peppe Guida, da grande sarò come te, un abbraccio da tutti i campi Flegrei. Carlo? De Luca. Sì, che dici Carlo De Luca? Scusa, se io... Da grande sarà come te. Grazie. Saluti Carlo. Dai campi Flegrei. Campi Flegrei, fantastica terra. Allora, le ossa, una mezz'oretta sono state a cuocere, le alziamo. Perché le dobbiamo, le voglio fare, quando manca? C'è tempo, sì? 20 minuti. Per questo voglio fare che... Okay. Intanto Luigi De Stasio chiede, non abbiamo ancora nominato la nonna, come sta? La nonna tutto a posto, è andata via da poco, da oggi è andata in produzione. Ecco qua, la voglio andare in produzione. Allora, rigatoni. Mettiamo giù un po' di rigatoni. Antonia Russo dice, dimmi che dolce preferisci che ti vengo a trovare. Si parla di cose serie. Adesso concentriamoci. Ci dobbiamo pensare. Ecco. Allora, te lo farò sapere sicuramente, Antonia. Allora, il petto, per questo facciamo una grigliata di finocchio e pollo. E dato che il pollo era mezzo, ci mettiamo le, tutte le parti del pollo, sia il petto che la coscia. Sistemiamo per bene. Giovanni Sorrentino chiede se un giorno farai una ricetta a tutto coniglio, come stasera a tutto pollo, perché gli piace tantissimo. Lo faremo, Giovanni. Eccolo qua. Venite qua. Guardate che cos'è. Ok, allora, però questo non è finito, caci da male. Qua ci mettiamo un filo d'olio, dobbiamo mettere un filo d'olio, un poco di sale, Fabrizio, un po' di aceto. Rimetti, dice suono nuovo del gruppo, un po' di pepe, ciao Fabrizio, benvenuto, un poco di prezzemolo. Giampiero Micheli ha fatto la pizza di scarola con la ricetta, davvero eccezionale, ti ringrazia. Grazie Giampiero. Allora, prezzemolo e peperoncino. Andiamo a mettere un po', così altrimenti per primo parecchi. Vedi questo qua. La salsetta la mettiamo sopra. Guardate che cos'è. Eccolo qua. Devi ricordare sempre quel mezzo pollo lì. L'altra metà la tengo qua. Eccolo qua. Okay. Gennaro Giglio dice over the top e poi ci arrivano baci e abbracci da Firenze. Ciao Gennaro, da Firenze. E chi è la mia cara Fate? Ciao Fate. Fate, buonasera. Questo provino, ma a te ci vorresti proprio da Roma. C'è Vincenzo Selli, chef, tu sei l'esempio vivente che la conoscenza più è ampia e meno tempo lascia alle chiacchiere. Mamma mia, quanti lavori, complimenti e un saluto da Filadelfia. Grazie Vincenzo. Allora, questo cuoce,
guardateli l'ossa, perché ho lasciato la carne, e questo è un servizio che va fatto con le mani. Ora, andiamo a passare, stai facendo? Chi te l'ha detto che fumo? Chi ha detto filtra? Vabbè, Giovanna non ha capito la frullata, la verdura. La verdura del brodo. Vabbè, era buono lo stesso, ma non volevo fare questo. Vabbè, non è un problema. C'è Carlo Morelli che ci saluta come sempre da Caserta. Ciao Carlo, buonasera. Lo sto facendo in modo veloce perché, vedete, bene, ne tirate tutta la carne. Se avete, giustamente, se avete voi a casa, avete sicuramente un po' di tempo in più, potete farlo cuocere giusto 5 minuti in più, che sarà ancora più facile staccarne la carne. Qua è ancora piena di carne, ma io mi devo fermare, altrimenti non ce la faccio per vedere. Allora c'è zia Fiorinda che dice: il padre dopo la dedica ha chiesto più volte il numero di telefono perché vuole un incontro. Ah sì, è più curto. Ci sentiamo con grande piacere. Allora, rigatoni nella minestra di cavolfiori e pomodorini. Alziamo qua la fiamma. Matteo Iacunzio non vede l'ora di venirci a trovare per farsi autografare i suoi due libri. Ciao Matteo, buonasera. Sarà un grande piacere. Allora, il brodo solo non è bello limpido perché è stato frullato. Questo deve venire bello bianco. Ma ci sarà la verdura frullata, non è... assolutamente non è male, è buonissimo, però con le verdure volevo fare un'altra cosa, ma non è un problema. Dammi gli spaghetti. Allora, qua i rigatoni li abbiamo tenuti per mezza cottura in acqua, e l'altra mezza cottura li teniamo a cuocere nella minestra di cavolfiori e pomodorini. Qua sta prendendo il bollore. Spezziamo direttamente a crudo. C'è Francesco Porze che dice: prossimo libro dal titolo è Bugonder. Un saluto da un vicano a Roma. Ciao Francesco. Il buco del mappa, sì. Claudia saluta lo zio chef. Ciao Claudia, bellissima. Eccolo qua. Allora, il brodo di pollo che abbiamo, è stato frullato, però che abbiamo filtrato, ho messo giù a crudo gli spaghettini spezzati. Invece qua sono crociati i rigatoni. Teresa Conza dice: nel giorno dell'abbraccio vorremmo che lei fosse al centro e non al lavoro. Organizziamo la squadra, dai. Ecco, prima ti ha visto un gatto. Chissà, ci sono, vedete che portello che fanno. Teresa, sicuramente sarà così. Gestiremo un po' con la cosa, ma dovremmo essere... Allora, recuperiamo un po' con la scorza. Ma che ne è caldo? Ma che vento è? Questo è stasera che Ehi! No, c'è il vento. No, è il tempo. Secondo me gli fa paura. Sì, gli fa paura il tempo. È molto, molto irrequieto. Sì. Sì, sì. Allora, stiamo andando qua, la padellina antiaderente, eccola qua. Elia Sarno ci saluta da Londra. Elia? Sì. Ciao Elia, c'è proprio qua sotto giù. Accendiamo la padella. Beatrice. Ciao, un paio di cucchiai di zucchero. Secret Girl ti saluta. Ciao Beatrice. Come va? Allora, la scorza la tagliamo a Julien.
sottile, sottile, sottile. Peppe del Sorbo da Angri ci saluta. Buonasera Peppe. Allora, Rosita Carrino ci saluta. Ciao Rosita. Allora mettiamo un poco di zucchero nella padella di grande e lo facciamo sciogliere. Mi serve già giusto un cucchiaio di pane in una pastina. La pastina è quasi cotta qua, lo spaghettino. Qua di chi si perite va recriata. Tutto leggerissimo, invece il rigatore si sta asciugando. Mancano 10 minuti. Sì, sì, teniamo il tempo per farlo sa che cosa deve ancora. Allora, un poco di zucchero, aspettiamo che inizi a fondere, guardate, poi inizia a fondere, una volta che inizia a sciogliersi, una volta vedete come si sta sciogliendo piano piano, ne aggiungiamo un altro poco. Mi raccomando, senza mettere nessun attrezzo e senza mettere, senza girarlo, si farà da solo. Ci posso dire che la e ci metti la pasta con la pelle con la pasta. Panna. Faccio un po' lì. Sì. Così. Vedete, piano piano, aspettate che fonda. Sta diventando caramello e ne aggiungete un altro po'. Ecco qua. Io per il momento mi fermo. Che vento. Ci sta un vento micidiale. Mamma mia. Questo è il requiem. Allora, l'arancia la tagliamo a vivo. Ecco qua. Eccola qua. Già controllami la panna per favore. Sta bollendo, no? Ecco qua. Andiamo a fette, solchini e ossa, cioè chi se lo che gli lascia te lo sai, no. Ecco qua, piene piene d'osso, d'ossa, caramello ci sta, una volta che si è bello sciolto aggiungiamo un poco di panna bollente. Pronta. Mi raccomando che sia bollente. Eccola qua, bella bollente. L'aggiungiamo al caramello. La facciamo sciogliere, facciamo sciogliere lo zucchero nella panna. Eccolo qua. Ecco qua. Sarà un po' che sa. Bene. E abbiamo fatto un piccolo mousse. Leggero e non molto tirato, perché ci mettiamo un po' di scorza di arancio. Questa sempre per darvi qualche consiglio del dolce dell'ultimo secondo. Niente. Un arancio e un po' di zucchero. Allora avete voglia di dolce. Eccolo qua. Lo girate nel caramello e fate una cosa eccezionale. No, guardalo. Guardate che sarà
l'arancia con le sue scorze al caramello. E voilà, e vi trovate la pagina dolce con due bei cucchiai di zucchero, avete risolto tutto. Andiamo al nostro pollo, la cosa che abbiamo iniziato per prima con la carcassa del pollo. Aggiungiamo il pollo spolpato, tutti i ritagli, ricordate tutte quelle cosine, eh? Belle così, guardate qua, e inizia a pigliare forma, che è troppo buono. Lo spaghettino, ancora un goccio di sale, lo spaghettino spezzato, guardate, la molta sopra, eccolo qua, dammi un mestolino, Giorgio. Eccolo qua. Mancano solo 4 minuti. Sì, sì, ecco qua lo spaghettino spezzato. Guardate che resto, bro. Proprio per queste serate fantastiche di freddo. Pure che se c'ho. Non è che c'ho sulle sembo soli o capra. Stiamo chiusi ahi, mettiamoci a giocare pure un poco con qualcosina di simpatico. Con. Guardate qua. Senza grassi, non c'è olio, non c'è burro, non c'è niente. Se volete potete aggiungere burro, olio e un po' di formaggio, altrimenti niente. Invece i rigatoni con la zuppa di cavolfiore e pomodoro. Aggiungiamo un po' di pecorino e pepe. E voilà! Guardate sto rigatoni! Mi sembra già pure mangiato. Io intanto vi ringrazio per essere sempre con noi. È troppo buono. Fatelo. E fatemi sapere perché mi ha finito lungo. Mettiamo qua. Grazie per le condivisioni, grazie per l'affetto che ci dimostrate ogni settimana. E guardate che cos'è, sto rigatone, con un mezzo d'olio c'è una mucciata, mettiamo un po' di formaggio a finire, un filo d'olio, e che se, è uno spettacolo. Ancora Giovanni Sorrentino dice, con mezzo pollo e un po' di verdura hai fatto la rivoluzione stasera. Ciao. Sì, no, questo, guarda, ce ne sarebbe da fare ancora, ma è solo per dare un'idea di quello che veramente si può fare, si può giocare su quello che la terra e i nostri territori ci danno. Per questo bisogna solo darci un attimo di attenzione, poi tutto questo viene da solo. Io cerco di, nel mio piccolo, di aprirvi la mente e di dare dei piccoli consigli, perché poi da questo può partire veramente un altro immenso menù, piatto e tutto cosa, basta solo l'input. Voi da qua, immaginate qua un bel tortellino, un bel tortellone, ci fate un riso, ci fate un riso in brodo, immaginate, potete fare con questo brodo, potete cucinare qualsiasi brodo di qualsiasi risotto con porcini, con i terri, ma no, i mar, anche di mare, no? Potete utilizzare il brodo di fuori, anche di mare. Ma di terra, figurato, un risotto con i porcini, con altre cose, con i formaggi, è una cosa eccezionale. Bene, chiude? No, ci siamo. Manca meno di un minuto. Vi ringrazio. Ecco. La sveglia, Giovanni, spegnilo per piacere. Vi ringrazio per essere sempre con noi. Mi raccomando, quando cucinate, pensate sempre a chi, attorno, a chi avete attorno. Vi auguro un fantastico weekend, spero che il vaccino faccia tutto il possibile per liberarci, perché io penso che è l'unica strada per avere la nostra libertà che tanto avevamo e non ci rendevano conto. Vi auguro una buona serata e ci vediamo venerdì. Ciao e grazie di tutto.